La vedete alle nostre spalle, questo è il sacro lino, il sacro telo. David Murgia, grazie di esserci, grazie oggi. A voi. C'è qualcuno che pensa ancora che sia un telo medievale. Ma ormai la scienza ha parlato, ma soprattutto parla quel volto che è il volto più bello e incredibile della sofferenza di ogni uomo. Sindone, Sindone, state con noi. Raccontano la vita avventurosa del sacro telo, perché noi lo chiamiamo così. David, grazie per essere ancora grazie una volta a te, qui Lucia. Con noi. Tu hai detto una cosa importante: lì è scritta la storia dell'uomo, e lo dici con cognizione di causa. Perché? Ma perché la sindone rappresenta forse l'immagine più bella della passione del Cristo. E la passione del Cristo è la passione poi che ogni uomo vive quotidianamente. Non a caso anche Papa Francesco recentemente, quando c'è stata l'ultima ostensione della sindone, ha detto che il volto di Cristo è il volto di chi soffre, è il volto di chi è del povero, il volto di chi non ha nulla, di chi ha perso tutto, no? Però anche il volto del risorto. È paradossale, la sindone è il volto di un uomo che ha gli occhi chiusi, eppure quell'uomo che ha gli occhi chiusi risorge dopo 3 giorni. David, tu hai girato con Ai confini del sacro, il lungo e largo la penisola, e anche oltre, a caccia anche di dati, di elementi certi. Questo bisogna essere molto chiari, perché si possa arrivare prima o poi alla verità che molti scienziati conoscono e che fanno difficoltà ad ammettere. Io ho definito avventurosa la vita della sindone, è così? Sì. E secondo me non scopriremo mai tutto della sindone, e rimane, la sindone va vista per quello che è un mistero, cioè nel senso la scienza aiuterà sicuramente con la sua tecnologia, che oggi è impensabile sapere a cosa arriveremo, certo. Però abbiamo già visto che la scienza non riuscirà mai a spiegare tutto, il resto lo spiegherà la fede. In che modo? Guarda, Lucia, l'ultima ricerca seria fatta da alcuni ingegneri dell'Enea hanno visto che la sindone potrebbe essere soltanto il frutto di un'esplosione di atomi fisici che hanno realizzato l'impronta della sindone. E io penso, la mia memoria va a qualche giorno fa, quando al Santo Sepolcro di Gerusalemme, per alcuni restauri della Basilica, hanno per la prima volta scoperto il marmo che era posto sopra alla pietra dove era Cristo. E anche lì la cronaca racconta, andiamo con tutte le cautele del caso, di fenomeni assurdi, cioè tutti i mezzi tecnici sono impazziti, appena è stata scoperta. Guarda, quello che ci stai dicendo mette i brividi, Davide. Mette i brividi, ma perché questo? E poi lasceremo a te il tempo di raccontarci anche questo. Io vi chiedo un attimo scusa per questi rumori, ma credo di aver capito, correggetemi se sbaglio, ma ovviamente, ecco qua, sta arrivando, guardate, se ho ben capito, e sono felice, Vincenzo e Fabrizio mi stanno facendo segni, perché noi tra pochissimo avremo la riproduzione di quel telo. David, grazie intanto di cuore, davvero, per questa opportunità con una delle massime esperte italiane. David, io andrei, se tu mi permetti, però, a un lembo di questa storia. È bello associare anche questa espressione proprio ad una stoffa. Una storia che ci porta ad un altro episodio che tu svegli ai confini del sacro, perché
Il Sacro Telo non è sempre stato a Torino. No. Dove ci porti, David? Vi porto in un piccolo paesino del sud Italia, si chiama Montevergine. Anche qui la storia è incredibile, era appena scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, tutti conoscevano la bramosia di Hitler, certo, nel possedere le reliquie. Attenzione, la Sindone è una reliquia, prima, certo, di tutto. Certo. E c'è sempre stata un po', anche nell'ideologia nazista, il volere possedere, sì, le reliquie, come, vero, se dessero dei poteri soprannaturali, invece non è così, la reliquia è tutt'altro. E sappiamo l'inseguimento del Santo Graal, la lancia di Longino, insomma Hitler era ossessionato delle reliquie ed era ossessionato anche della Sindone. Che fa? Si pensa che possa rubarla, era a Torino nella Basilica, e viene costruita, proprio per farla sfuggire ad un possibile furto da Hitler, viene costruita una copia, e durante la notte l'originale viene a Roma. Da Roma va a Montevergine e nessuno lo sa, sentite, soltanto l'abate. Guardate, è un abate, l'attuale, esatto, abate Riccardo Luca Guariglia, che noi ringraziamo assolutamente, ci riporta a quella ricostruzione. Guardate. Ci troviamo nella sagrestia del santuario, dove vi è l'altare che per ben 6 anni ha conservato l'urna con la Sacra Sindone. Bisogna dire che questo altare fino al 1952 era nella clausura, nella cappella, nel coro da notte, dove i monaci pregavano e pregano tuttora. È un altare in legno e dietro questo altare fu nascosto il Sacro Telo. Verso le ore 15 del 25 settembre 1939, così come leggiamo dalla cronaca dell'abbazia di Montevergine, arriva al santuario il cappellano di Sua Altezza Reale ed Imperatore, Monsignor Paolo Brusa, con la reliquia della Sacra Sindone. Vi leggo solo alcuni pezzi del verbale che fu trascritto e fu consegnato al padre abate Marcone, in cui si evince proprio tutta la forma precauzionale riguardante la Sindone. Premesso che per misure precauzionali, atteso l'attuale stato politico internazionale, si è riconosciuta l'opportunità di trasferire in luogo più sicuro di quello dove viene abitualmente custodita e venerata la reliquia della Sindone, in Torino, nella sua cappella dentro il Palazzo Reale, si è scelto all'uopo, per altissimo suggerimento, come luogo che offre le maggiori garanzie di sicurezza e di incolumità, il detto santuario di Montevergine. In questo verbale, in questa cronaca inoltre, vengono riportati e trascritti i verbali di consegna, ed è importante notare che come appendice troviamo un altro verbalino in cui viene trascritto che se in caso di guerra e che il santuario fosse bombardato, la Sindone, il padre abate aveva tutta l'autorità di poter spostare la Sindone in un luogo più sicuro. Documento eccezionale quello che ci ha raccontato, grazie anche al nostro David Murgia, l'abate di Montevergine. E guardate, emozionante, e le luci vi danno ragione di questa emozione, emozionante quello che stiamo per svelarvi. Professoressa Emanuela Marinelli, buongiorno. Buongiorno, una delle massime sindonologhe italiane. Io, con un po' di trepidazione, sono sincera, le chiedo che cosa racconta tutto questo che ci ha portato stamattina. Allora, questa è una copia a grandezza naturale della Sindone. Noi stiamo vedendo l'immagine frontale. La Sindone naturalmente è lunga il doppio, perché c'è anche l'immagine dorsale, perché il corpo di Gesù deposto dalla croce fu adagiato su metà del lenzuolo, che poi fu girato a coprire la parte frontale del corpo. Per praticità vediamo la figura frontale e dobbiamo dire, partire dall'inizio,
Perché si chiama sindone. Cominciamo. Sindone è una parola che viene dal greco, sindon, vuol dire lenzuolo, è un pezzo di stoffa molto pregiata, è lino tessuto a spina di pesce. Posso fare una cosa? Chiedo scusa, la professoressa stamattina mi ha portato questo piccolo lembo di stoffa, guardatelo. Questa è, professoressa, mi corregga se sbaglio, la riproduzione esatta di quello che è il sacro lino. E guardate, è stoffa, molto artigianale, posso dirlo, molto naturale nel vero senso della parola. È esattamente questo, io la ringrazio. Lei ci diceva è un telo. Sì, un lino. Un lino. Un lino, rarissimo, perché... È interessante la coincidenza fra il fatto che esistevano al Tempio di Gerusalemme dei lini pregiati per il sommo sacerdote che venivano dall'India e il ritrovamento recentemente sulla Sindone che è a Torino di contaminazioni molto abbondanti di DNA di persone indiane. Quindi questo telo probabilmente, probabilmente viene dall'India, era un telo rarissimo, molto pregiato, molto costoso. Teli di questo tipo sono stati trovati per esempio piccoli pezzi come cuscini funebri in Egitto per tombe di persone di alto rango. E qui abbiamo un crocifisso che è stato avvolto in questo lenzuolo. I crocifissi finivano in una fossa comune perché erano briganti, ladroni, schiavi, nessuno si prendeva cura di loro. Senta professoressa, io lo dico perché nella memoria comune, Davide, correggimi se sbaglio, una delle datazioni che hanno fatto poi il giro del mondo fa risalire questo telo al tempo del Medioevo. Chi non vuole capire o pensa che la verità sia quella, si ferma a questa datazione. Io adesso invece le chiedo, perché lei ha portato uno strumento, un piccolo laser, le chiedo di far capire che cosa la scienza ha appurato invece, parte per parte, di questo telo. Sì, allora, intanto... vediamo, quello che appare subito sono le bruciature, quelle un po' danno fastidio per vedere l'immagine, ma noi dobbiamo concentrarci su quello che c'è al centro, il volto, gli occhi, il naso, i baffi, la barba, i capelli, il sangue che cola sulla fronte, tutto il corpo è flagellato, ci sono segni abbondantissimi di scudisciate su tutto il corpo fino ai piedi, una ferita al costato, dovuta a una lancia romana da cui esce abbondante sangue e siero separati. Che proprio... vuol dire questo? È come dice il Vangelo, Giovanni dice che vede uscire sangue e acqua. In realtà oggi i medici sono orientati a pensare che il momento in cui Gesù muore sulla croce, il momento in cui lancia un grande grido, dice il Vangelo, è il momento della rottura del cuore, di un infarto. Vieni. Con travaso del sangue nella borsa pericardica e sedimentazione della parte pesante del sangue in basso e il siero rimane sopra. Quindi il colpo di lancia provoca la fuoriuscita immediata sotto pressione della parte densa del sangue e poi si svuota il siero. Io la fermo un attimo, professoressa, che lo dico anche a chi ha poca confidenza con le scritture. Questo telo è la prova evidente di quello che le scritture raccontano. E non è poco, Davide. Non solo. Considerato tutta la polemica sulla sindone nasce da una parola, va ricordato proprio professoressa, dalla parola sudari, cioè quando nei Vangeli viene raccontato che Gesù viene deposto dentro il sepolcro e accanto vengono messi i sudari. E da qui nasce una polemica infinita tra quelli che sono pro sindone, tra virgolette, e quelli che non sono pro. Per esempio, un'altra cosa che secondo me dà continuità alla sindone è il cosiddetto sudario di Oviedo. Un altro sudario, appunto. Cosa sarebbe questo sudario? È conservato in Spagna, appunto, ad Oviedo, e sarebbe la stesso, il panno messo Gesù dopo morto sopra al volto. E se non sbaglio, le tracce ematiche coincidono perfettamente con questo volto. Professoressa, con questo strumentino, grazie Davide di questa precisazione. Pian pianino, lei ha parlato della flagellazione, posso chiedere di fermarsi solo un istante, guardate, perché se non basta soltanto questo, su uno dei segni della flagellazione, lei me li ha fatti vedere prima, guardate, piano, guardate. Sono tutti piccoli segni, ognuna di queste macchie è una macchia di sangue dovuta ai colpi di flagello, ha avuto circa 120 colpi. Anche questo è molto interessante perché chi era condannato alla crocifissione non aveva una flagellazione così abbondante. Questa flagellazione abbondante ci ricorda il ripensamento di Pilato. Pilato dice: non trovo colpe in lui, allora lo farò flagellare. Sembra quasi una contraddizione, come non ha colpe lo fai flagellare. Sì, ma era per liberarlo. Lo flagellerò, lo punirò e lo lascerò libero. Basta quello.
Poi invece la folla insiste, certo, e lo vuole crocifisso. Pilato ha paura per la sua incolumità, non sei amico di Cesare, ha paura e lo lascia crocifiggere. Quindi la doppia condanna noi vediamo. Poi vediamo anche il foro al polso, guardate, foro del chiodo al polso. Ecco, un particolare che un contraffattore medievale non avrebbe mai immaginato. Mettiamo ancora, questo lo dico perché a casa così abbiano il tempo di guardare. Ecco, guardate, le dita della mano, si vede le due braccia incrociate, si vedono i rivoli di sangue che colano lungo le braccia, una mano è sovrapposta all'altra e vediamo il foro al polso. Perché? Perché al tempo di Gesù non esisteva il poggiapiedi, l'hanno inventato dopo. Quindi questo ci data la sindone prima della prima metà, nella prima metà del primo secolo. Non più tardi, quando la crocifissione si fa nel circo e diventa uno spettacolo con le bestie feroci, quindi ci sono gli sgabelli su cui poggiano i piedi crocifissi. Qui i piedi sono molto flessi in avanti, quindi sono inchiodati i piedi direttamente alla croce. E allora per reggere il peso del corpo bisognava avere un punto di sostegno forte, che è il polso. E quindi questo è un altro elemento di autenticità di questo telo. La cosa interessante è che questa crocifissione sul polso contraddice un po' tutta l'iconografia classica che vede invece Gesù crocifisso sul palmo, con il chiodo conficcato nel palmo della mano. Effettivamente poi è stato dimostrato che non poteva essere crocifisso sul palmo, perché si sarebbe sbriciolato tutto il braccio, per cui era il polso il luogo esatto dove poter crocifiggere una persona sulla croce. Il punto più forte dove per sostenere tutto il corpo. Ecco. Senta, professoressa, torno a quella benedetta datazione, che è quella che, ripeto, i detrattori portano a prova evidente. È un telo del Medioevo, Gesù Cristo non c'era nel Medioevo, di conseguenza è un falso, perlomeno qualche altra cosa. Sì. Lei cosa ha da dire a riguardo? Scienza cosa dice? Allora, chi conosce la storia della sindone, come l'archeologo William Mitcham, suggerisce di prelevare in vari punti del telo, non in un unico punto, per avere una rappresentatività di tutto l'oggetto. Invece fu scelto di fare il prelievo in un unico punto. Facciamolo e vedere. Ahimè, il punto è stato questo. Possiamo inquadrarlo. Anche visivamente molto più scuro di tutto il resto. Perché se fate caso, qui c'è un rettangolo che è una parte mancante della sindone. La sindone veniva esposta in maniera orizzontale, tenendola per i due angoli. Devo dire che anche la mia copia, che ormai mi segue da molti anni in giro per il mondo, comincia a avere gli angoletti sporchi. Qui non solo si tratta di sporco, ma col tempo si è sfilacciata, si è usurata quella parte, è stata tagliata. Tutto attorno le suore che hanno rammendato la sindone dopo l'incendio, perché ricordiamolo questo, quale incendio alludiamo, professoressa, perché è importante 1532, dirlo. Attenzione. 1532, un incendio gravissimo danneggia la sindone, le suore coprono con le toppe dei fori provocati dall'incendio, queste sono tutte le bruciature, ci sono tracce dell'acqua e ci sono tracce di acqua anche in questa zona, vedete, una zona di bruciature, acqua, accumulo di sporcizia, ma non tutta la sporcizia si toglie con i metodi di pulizia usati quando fu prelevato il campione. Questo vuol dire, professoressa, mi permetto di riassumere, che il lembo di stoffa che è stato utilizzato per la datazione e che reca la data del Medioevo probabilmente altro non è che una forse, quella piccola aggiunta, comunque frutto della manipolazione che fu fatta anche proprio ad opera delle suore per salvare questo telo. Sì, sono stati trovati, stati trovati funghi, batteri. Sentite. E una crosta di questi funghi e batteri che coprono i fili e che non si toglie col sistema di pulizia usato, e quindi viene datato anche il carbonio dei funghi e batteri che hanno formato la crosta. Guardate. Più sono stati trovati fili di cotone di un rammendo, quindi è stato considerato tutto radiocarbonio della sindone. Ora, come funziona il metodo? In due parole, quando un organismo muore, il radiocarbonio che è dentro può solo diminuire, non viene rimpiazzato da nuovo radiocarbonio, quindi più anni passano, meno ne troviamo. Ma se viene ricaricato in qualche modo questo radiocarbonio con un inquinamento, con un rammendo, è un artefatto. Viene ad essere di più. Viene ad essere ad aumentare. Io, per fare un paragone semplice, no? Se io voglio considerare quanto è invecchiata una persona, da quanti capelli bianchi aumentano durante gli anni, ma se uno si tinge i capelli salta tutto. Guardate, questo è l'esempio più semplice che ci fa capire la manipolazione. Davide, non solo. Vi interrompo, vi chiedo perdono perché purtroppo dobbiamo essere precisi sulla scaletta proprio oggi, perché l'incendio del Medioevo non è stato l'unico, c'è un incendio tra la notte tra l'11 e il 12 aprile 1997 che riporta quell'alone di mistero a cui faceva riferimento il nostro Davide Murgia.
Grazie a Davide. Ora abbiamo la testimonianza straordinaria del vigile, che è quello che avete visto colpire con violenza la teca per salvare la Sindone. Questa è la sua testimonianza, quasi 19 anni dopo. Sentite. Io ho fatto 30 anni il pompiere, di incendi ne ho visti tantissimi, ma una colonna alta di fumo di qualche chilometro che si levava in cielo io non l'avevo mai visto. Però in quel momento inizia qualcosa che mi è difficile anche spiegare. Io l'ho sempre chiamato un dialogo interno. È come se ci fosse qualcosa che ti dà degli ordini, non lo so, qualche cosa che non sai, non riesci a, non so, non riesci. Cioè, non si riesce a dire di no, cioè voglio dire, cioè non dipende da te. E non sai spiegarti perché. Appena sono entrato lì dentro, e in quel momento c'è, cioè, una cosa, credetemi, terrificante, ed era la presenza, secondo me c'era proprio la presenza del male, c'era questa cosa, io la percepivo, la sentivo. Però ero forte, sentivo dentro una forza incredibile. Pensate che lì dentro, cioè, come se bruciassero 8.000 litri di gasolio. Io ho fatto dei calcoli, è come se bruciassero 8.000 litri di gasolio, quindi demolivano tutto e cadevano i pezzi marmorei, anche dei 50-60 kg, e quindi ti cadevano addosso. E ero lì che continuava a rompere, infatti i colleghi dicevano: questo è matto, lasciatelo in pace. E non ero matto, perché non avevo la percezione, cioè il pompiere sa cosa va incontro, sa anche quanto rischia, sa benissimo quello che succede, perché è bravo, fa tanto addestramento, ma io in quel momento non avevo questo, cioè non c'era proprio. Quindi il pensiero di morire era sparito, mi passavano sti massi di fianco. E se un uomo lavora a 50 gradi, tu riesci a lavorare, a 150 gradi lavori solo per un paio di minuti e poi non ce la fai più per il calore. Quindi se abbiamo lavorato, io non so quanto tempo, perché avevo perso la concezione temporale, evidentemente non c'erano 50 gradi. Il problema, in questo filmato si vede, c'è un pilastro, miracolo, che non è mai caduto. E allora a questo punto, quando rompo e prendo la teca, ecco lì è incominciato un cambiamento terribile. La prendo bene, non pesava niente. Quando mi chiedono ancora questa teca, penso che così non riesci a prenderla, non so, non credo, perché è molto lunga. Io l'ho presa, la prima cosa che ho percepito è la mancanza di peso. Poi a un certo punto incomincio a camminare e lì un'altra cosa terribile. Non sentivo il peso, non sentivo il pavimento, cioè io camminavo e mi sembrava che sul pavimento di volare, cioè non sentivo i miei piedi che camminavano, non sentivo. Poi quando sto per uscire fuori dalla chiesa, e lì succede una cosa straordinaria, io ho cominciato a sentir piangere, ed era il pianto di un neonato. Io ho cercato questo pianto, dico: ma cosa sta succedendo? Forse la paura di morire, non lo so. E il pianto, mi sono un attimo concentrato, e proveniva dall'interno della cassetta. Cioè, della sindone? Della sindone, da dentro proveniva, da lì dentro proveniva. Ecco perché per me, cioè, anche se molti dicono sì, rimanda a Cristo, rimanda di qua, rimanda di là, l'uomo che ha sofferto, riprende le stesse, come dire, riprende lo stesso percorso di un uomo crocifisso, ma per me, personalmente, per queste mie emozioni, sono emozioni, non intendo dire che è la verità, ma sono le mie emozioni e le mie personali considerazioni, quel lenzuolo ha contenuto veramente Cristo. Testimonianza bellissima, Davide Murgia di Mario Trematore. Io spero che a casa sia passato un messaggio. Prendo a prestito le parole di un grande vaticanista, un maestro per chi fa questo mestiere, Orazio Petrosillo, che aveva definito la sindone la fotonotizia dal Calvario. Io posso dire una cosa, poi banalizzo: questa è la foto di Gesù Cristo. Io spero che questo messaggio sia arrivato. Professoressa Marinelli, un ultimo minuto per lei ed un altro per Davide, un'ultima sì. Connotazione che possiamo aggiungere. Ecco, una curiosità: c'è una cucitura che corre lungo tutta la sindone e unisce una striscia laterale alla sindone. Sì. È la stessa stoffa, tagliata e ricucita, forse perché hanno usato questa striscia per avvolgere il corpo, per stringere la sindone intorno al corpo. Ma la cosa interessante è che questa cucitura ha un parallelo solo in una stoffa trovata negli scavi archeologici di Masada.
Quindi una stoffa sicuramente... Ma sa da dove siamo? In Israele. In Israele. Una stoffa sicuramente giudaica, sicuramente dell'epoca di Cristo. Poi ancora potremmo aggiungere rapidamente, sono state trovate tracce di pollini, di piante che non esistono in Europa ma esistono in Medio Oriente, aragonite uguali a quella delle grotte di Gerusalemme. E voglio concludere con tre nuove datazioni fatte presso l'Università di Padova, non se ne parla mai, dal professor Giulio Fanti, con metodi alternativi di valutazione dell'antichità della stoffa. Che dicono? Che dicono che è dell'epoca di Cristo. Io ho un'ultima domanda, chi fa comodo, David, che questo invece si fermi al Medioevo? Ma fa comodo a quella parte della scienza che non sa meravigliarsi e stupirsi, cioè non si può rimanere sbalorditi nel vedere la passione di Cristo, la passione di tutti gli uomini raccolto in questo volto. Davide Murgia ed Emanuela Marinelli, questo è il suo ultimo libro, torneranno da noi. Io vado leggermente di fretta semplicemente perché i doni stamattina non sono finiti, avremo tra pochissimo qui Carli Paoli ed è un gran dono per Bel Tempo si spera a tutti voi. Pubblicità, grazie, torneremo a parlarne. Grazie.